artistiche tra questi due artisti. Effettivamente vediamo proprio due tecniche spesso diverse, c'è in Fabio una dimensione intimista, anche garantita dall'utilizzo delle forme, dei colori, dei contrasti, che si percepisce in tutte le sue opere, mentre in Armando abbiamo questa forza che si manifesta attraverso, per esempio, questo tema ricorrente del toro, che c'è appunto sempre la tematica del nudo, ma è una energia vitale proprio che appare dalle sue opere. Particolarmente interessante, una cosa che mi ha colpito molto ieri parlando con Fabio, quando gli ho chiesto qual è il significato delle sue opere, Fabio mi ha detto: c'è un significato che per me è importante esprimere e raccontare, però mi piace molto quando il fruitore completa il significato dell'opera guardandola, cercando di comprenderla. Quindi diciamo che queste opere sono anche opere aperte all'interpretazione. Già ricordano questo parallelismo, questa vicinanza, questa vicinanza senza mai incontrarsi, che giunge fino al nome degli artisti, mentre ai lati abbiamo fondamentalmente opere che sono state scelte e identificate dagli artisti stessi in relazione proprio a questo spazio specifico, così da valorizzare fondamentalmente anche il percorso espositivo che deve fare il fruitore, il visitatore. Lo scrigno proprio dei Levini e delle Amate prestigiose di Castello di Albola. E anche questo luogo è stato percepito dagli artisti come un luogo che doveva in qualche modo poter raccontare le loro opere. Infatti vediamo anche, rispetto a questa pienezza data dalle nostre bottiglie, dove gli artisti hanno focalizzato il posizionamento appunto delle loro opere. Quindi a livello cromatico, la texture fondamentalmente del muro, questo effetto è un effetto particolarmente suggestivo. E l'altra cosa, appunto, particolarmente secondo me sempre interessante, è questo dialogo costante delle opere con il luogo nel quale si trovano e con il vino, fondamentalmente. Fabio Calvetti, tre opere che tra l'altro si arricchiscono tutte e tre grazie alla loro vicinanza, ma anche a questo contrasto cromatico creato da questi pannelli bianchi che ne valorizza proprio i colori, il nero, il rosso, le pennellate fondamentalmente, che come vedete questi volti fondamentalmente parlano, questi volti chiedono di essere in qualche modo completati dallo sguardo del fruitore. E ovviamente una volta che si arriva in quest'area ci si rende conto dell'impatto visivo dato dall'opera che si trova proprio all'inizio, che non è percepibile entrando, ma si percepisce solo alla fine di questo percorso, dove si è potuto ammirare le opere di Fabio, che dialogano fondamentalmente con l'opera di Armando, un'opera grande, di grandi dimensioni rispetto a quelle che sono esposte qui da Fabio, ma che ha un forte impatto visivo anche per questi forti contrasti che si creano utilizzando dei colori molto vivaci, molto vivi. L'energia e il vigore che caratterizza tutte le opere di Armando sono molto molto forti, molto colpiscono dal punto di vista visivo, da come sono composte, dagli elementi che le raffigurano, dai temi, questi temi ricorrenti, questo utilizzo dei colori, il rosso, il blu, il bianco, che ritornano in tutte le opere e sono veramente suggestivi. Qui le opere vengono alternate dalle grandi botti, si guardano tra di loro. Le botti diventano quasi un completamento delle opere d'arte, così come le opere d'arte dei due artisti si guardano tra di loro attraverso questi dialoghi paralleli, anche le botti guardano le opere d'arte. Quindi c'è questo proprio tema del dialogo parallelo espresso in questa stanza in modo diverso. Particolarmente interessante qui la dimensione delle opere rispetto allo spazio. Sono opere anche un pochino più piccole, ma la passeggiata all'interno fondamentalmente di questo corridoio è particolarmente suggestiva perché queste opere catturano, pur non nella loro grandezza,